Buongiorno a tutti, grazie Gianluca e grazie al Formez per avermi invitato a questo webinar. Saluto tutti e sono molto contenta di partecipare a questa discussione perché, come diceva benissimo, come al solito, Flavia Marzano prima, è importante che tutti quanti siano consapevoli dell'importanza dei diritti in rete e si cerchi di lavorare insieme, ognuno nei propri ambiti di riferimento per favorire quella cultura digitale che in Italia manca così tanto. Io mi chiamo Antonella Giulia Pizzaleo e sono responsabile dell'agenda digitale della Internet Governance in Regione Lazio, per cui anche io, come i presenti al webinar, lavoro in una pubblica amministrazione e ne conosco difetti, ma anche i pregi. E ho avuto l'onore di partecipare a questa commissione sui diritti e doveri in Internet, insediata dalla Presidente della Camera, Laura Boldrini, appunto presso la Camera dei Deputati, che è stata composta da 10 deputati, ovviamente di tutti quanti gli schieramenti politici e 13 esperti esterni. Questa commissione, vi racconterò quali sono state le modalità di lavoro, ha prodotto la dichiarazione dei diritti in Internet che adesso Gianluca ha messo online e che andremo a commentare più in dettaglio. È stata varata l'8 di ottobre, attualmente è in consultazione aperta il 27 di ottobre, sulla piattaforma Civici, piattaforma che ospita gratuitamente questa consultazione, che rimarrà aperta per 4 mesi, e cioè fino al 27 febbraio del 2015. Ci tengo, prima di entrare nel dettaglio, a darvi queste informazioni perché vorrei che chi fosse interessato ad intervenire, a partecipare, a proporre delle modifiche, degli emendamenti, così come ha fatto Flavia, ve lo ha raccontato prima, aggiungendo una specificazione sul divario digitale di genere. Chiunque di voi fosse interessato è assolutamente il benvenuto. Quindi partiamo dal dire proprio cos'è questa dichiarazione dei diritti in Internet. Innanzitutto, evidentemente, si tratta di una bozza, come è precisato sotto al titolo immediatamente. È molto importante sottolinearlo perché si tratta di una dichiarazione che è stata prodotta da questo gruppo di lavoro che si è duramente impegnato a definirla, ma è aperta a tutti quanti. Come dicevo prima, i diritti di Internet riguardano davvero ciascuno di noi a più livelli e in diversi ambiti, ma non si può pensare a formulare dei diritti in Internet e soprattutto a dare vita e visibilità senza un approccio composito che includa tutti quanti i cittadini e i portatori di interesse. E Flavia Marzano ha illustrato prima un'altra iniziativa che è completamente bottom-up sui diritti in rete e non possiamo essere che felici che ci siano più iniziative che provengono da varie sedi. Questa di cui vi parlerò io è nata in ambito parlamentare, quella che vi parlava Flavia invece è dall'associazionismo, ma ben venga una riflessione diffusa su questi temi perché è necessario che ci sia consapevolezza dell'importanza di occuparsene e che venga aumentata la sensibilità su questi temi da parte di tutti, perché altrimenti sulle nostre teste di cittadini, di rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, ma di persone in generale, vengono giocate, che non ci passino sopra senza che ce ne accorgiamo e senza che ci sia la possibilità di intervenire e di provare a fare qualcosa. Allora, dicevamo è una bozza. Oltre a questa caratteristica di non definitezza documento, l'altra cosa che salta subito agli occhi, e la vediamo nel titolo, si tratta di una dichiarazione dei diritti in Internet.
Cosa vuol dire? Vuol dire che non è innanzitutto una legge. Scombriamo il campo da critiche che sono state avanzate o comunque da interpretazioni sbagliate. L'intento della Presidente della Camera e del lavoro che è stato fatto è quello di fornire una serie di principi che devono orientare lo sviluppo di Internet e che devono tutelare i diritti degli utenti, di cui ha già parlato Flavia, e vedremo come sono stati declinati in questa dichiarazione, ma non si aveva attualmente la intenzione di fare una legge, ma una dichiarazione, un articolato di diritti a cui eventuali attività di regolamentazione successive, sia a livello italiano che anche a livello europeo, possano eventualmente ispirarsi. Qual è la ulteriore cifra distintiva di questa dichiarazione? È quella, come vi dicevo, di essere nata in un ambito parlamentare. Dicevo prima, c'è bisogno dell'attivazione del maggior ambito di portatori di interesse possibile, per cui ben venga una riflessione su questi temi da ogni direzione, ma è particolarmente importante che sia attivata una discussione anche in sede parlamentare, perché io credo che sia fondamentale una sensibilizzazione anche dell'ambito parlamentare politico, che è quello che poi le leggi su internet le fa. In passato abbiamo assistito ad episodi maldestri di regolamentazione su internet, che a volte sono stati prodotti da non conoscenza del tema, altre volte da malafede, ma in ogni caso aumentare la competenza dei nostri parlamentari, alcuni dei quali sono preparatissimi e altri invece hanno necessità di avere una conoscenza più specifica, credo che sia una attività fondamentale. In questo modo il nostro paese si inserisce anche in un percorso dei parlamenti europei, che alcuni dei quali, penso al Parlamento francese, al Parlamento tedesco, sono già molto attivi questi temi, per cui è utile anche inserirsi nell'ambito di un dibattito internazionale e nella fattispecie europeo, soprattutto nella durata del semestre a presidenza italiana. Perché è necessaria questa, abbiamo ritenuto che sia necessaria questa dichiarazione dei diritti in internet. Oltre all'aumento della consapevolezza, abbiamo ritenuto che fosse necessario parlare immediatamente di tutela dei diritti degli utenti, anche se i dati relativi all'utilizzo in internet diffusi qualche giorno fa dalla Fondazione Ugo Bordoni sono ancora abbastanza scoraggianti. Però, nonostante questo, è fondamentale cominciare sin da subito a parlare di diritti, innanzitutto perché c'è comunque una parte della cittadinanza italiana che li utilizza, ma perché per colmare il ritardo italiano non possiamo occuparci soltanto di infrastrutture, ma, come faceva vedere bene Flavia in una slide del professor Rodotà, che utilizzava le parole del professor Rodotà, bisogna inserirsi nel contesto della globalizzazione cercando di globalizzare i diritti. Allora, vi racconto un po' nello specifico qual è stato il lavoro di questa commissione e i risultati che ha prodotto. Allora, innanzitutto, come vi accennavo prima, il lavoro della Commissione è stato particolarmente complesso perché le sensibilità, le provenienze di ciascuno di noi erano molto diverse, le posizioni politiche e le competenze erano assolutamente differenti, per cui abbiamo attuato un esperimento multi-stakeholder reale in cui la composizione dei vari punti di vista non è stata affatto semplice. Però abbiamo, nonostante le difficoltà, le lacune di cui siamo assolutamente consapevoli e le mancanze che spero tutti voi ci aiuterete a colmare,
Siamo stati per fortuna tutti d'accordo sul principio chiave, sulla prospettiva da adottare per la redazione di questo documento. Principio chiave che trovate immediatamente espresso nel preambolo della dichiarazione dei diritti di Internet, nel secondo capoverso che vi leggo brevemente. Questa dichiarazione dei diritti in Internet è fondata sul pieno riconoscimento di libertà, eguaglianza, dignità e diversità di ogni persona. La garanzia di questi diritti è condizione necessaria perché sia assicurato il funzionamento democratico delle istituzioni e perché si eviti il prevalere di poteri pubblici e privati che possano portare ad una società della sorveglianza, del controllo e della selezione sociale. Ecco, in queste righe si evidenzia la chiave di lettura di tutta questa dichiarazione, cioè al centro è stata messa la persona e i diritti di libertà, eguaglianza, dignità e diversità di ciascuno di noi, diritti che come tutti sappiamo e come veniva richiamato nell'intervento precedente, sono diritti che prescindono dalla dimensione digitale e da internet, sono diritti che affermano le carte costituzionali, inclusa la nostra e la carta dei diritti dell'Unione Europea, ma che trovano declinazioni specifiche anche in rete. Quindi il punto chiave è garantire i diritti di ogni persona, perché la persona deve essere riportata al centro dello sviluppo sociale e dello sviluppo anche di Internet, che come tutti sappiamo è lo spazio pubblico più grande che l'umanità abbia mai conosciuto ed ha un carattere globale e condiziona nel bene e nel male tutti gli aspetti delle nostre esistenze, da quello economico a quello lavorativo, a quello delle relazioni personali, sino alla partecipazione democratica che ha un ruolo rilevantissimo in relazione alle tecnologie digitali. Per cui questa è la chiave di impostazione di tutto il documento su cui non c'è stato il dubbio da parte di nessuno nella impostazione. L'articolo 1, scorro il documento. L'articolo 1 è proprio l'articolo con cui si apre, ribadendo quanto vi ho appena detto, la dichiarazione. Sono garantiti in Internet i diritti fondamentali di ogni persona, riconosciuti dai documenti internazionali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dalle Costituzioni e dalle leggi. Tali diritti devono essere interpretati in modo da assicurarne l'effettività nella dimensione della rete. Il riconoscimento dei diritti in Internet, e qui si richiamano esattamente le parole che ho letto prima, deve essere fondato sul pieno rispetto della dignità, della libertà, dell'eguaglianza e della diversità di ogni altra persona che costituiscono i principi in base ai quali si effettua il bilanciamento con altri diritti. Ovviamente i diritti che intervengono quando si parla di Internet sono diritti di vario tipo. Avevamo le aziende e il settore business che giustamente, legittimamente ci raccontava quanto Internet abbia peso nella dimensione economica, lo sappiamo tutti, e come debbano essere tutelati anche i diritti delle aziende, non soltanto i diritti degli altri portatori di interessi. La scelta è stata quella di dire: assolutamente attenzione anche all'economia, agli aspetti economici di Internet, ma il principio sovraordinato è quello del rispetto dei diritti della persona, che è il principio prevalente che deve costituire la base, appunto, come spiega bene l'articolo 1, sulla quale poi si effettua il bilanciamento con altri diritti. È il principio chiave. Legato a quanto detto, cioè alla centralità della persona, ovviamente l'articolo 2 e l'articolo 3 sono la conseguenza immediatamente successiva. Cioè, se si mette al centro la persona, ne consegue che il diritto all'accesso e il diritto alla neutralità della rete
sono quelli che fondano e che codificano i diritti principali che le persone devono avere in rete. Senza l'accesso, ovviamente, non si può esercitare alcun altro diritto che eventualmente può essere riconosciuto, né è possibile utilizzare internet e i servizi che internet può offrire. Per cui l'accesso è ovviamente la chiave fondamentale. L'articolo 2, per cui si concentra sulla necessità di rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono a ciascun individuo di accedere ad internet. È un tema che sicuramente avrete già più che sentito, perché è uno dei dibattiti, è uno dei temi al centro del dibattito internazionale, che vale per le persone, ma vale anche per, secondo una logica di grandezza differente, anche per quegli stati in cui l'accesso è ancora limitato. E la presidente Boldrini, quando parla di questi temi, aggiunge un racconto tratto dall'esperienza personale che io trovo sempre molto efficace, che vi riassumo, parlando del lavoro che lei ha effettuato negli anni scorsi, con, i profughi per il ruolo che rivestiva prima di essere presidente della Camera. Racconta che in zone del mondo disastrate, distrutte dalle guerre, dai conflitti, si chiedeva insieme ai beni necessari per la sussistenza, quindi al cibo e all'acqua, la cosa che veniva immediatamente dopo era l'accesso ad internet, perché se l'accesso è importante per noi, cittadini del mondo più fortunato, per poter compiutamente esprimere la nostra personalità in rete e prendere parte ad una dimensione globale, è importante anche per chi ha maggiori esclusioni, forse ancora di più, perché attraverso internet può avere una finestra sul mondo, e sapere cosa succede nel mondo, e anche avere una chance in più di sviluppare le proprie attitudini e di uscire dalla condizione in cui si trova. Diritto all'accesso, quindi, in senso forte, di rimozione di ogni ostacolo di ordine economico e sociale, ma anche, e questa è una novità rispetto alla vulgata con cui si parla dell'accesso, che è la declinazione in relazione ai sistemi operativi, perché in questo articolo è stato inserito anche l'accezione di accesso come libertà di scelta per quanto riguarda i sistemi operativi, i software e le applicazioni. Questo è molto importante perché in una rete, in una dimensione di internet in cui i cosiddetti over the top, ossia gli attori più forti che in internet hanno prevalenza, avere la possibilità di essere consapevoli dei sistemi operativi che si utilizza è fondamentale. Neutralità della rete è un tema che in questo periodo è al centro del dibattito internazionale. Penso al presidente Obama e alle discussioni negli Stati Uniti con la Federal Communication Commission. Penso anche a quello che sta facendo il governo italiano in ambito europeo. E vado rapidamente sugli altri che abbrevio ed eventualmente approfondisco a seguito delle vostre domande, ma ci tenevo a parlare più approfonditamente di questi primi tre diritti che sono a fondamento della carta, della dichiarazione. Tutela dei temi personali, il tema della privacy è noto, importante, e a voi che lavorate nelle pubbliche amministrazioni assolutamente molto noto. Diritto all'autodeterminazione informativa legato al precedente, cioè si declina nella possibilità di accedere ai propri dati. L'inviolabilità dei sistemi e dei domicili informatici, cioè è necessaria un'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per accedere ai dispositivi personali che ormai sono una propaggine della nostra persona. Sono limitati i trattamenti automatizzati e quindi non si può trattare in maniera automatica i dati senza rendere consapevole il cittadino.
Il cittadino ha diritto ad una identità in rete riconosciuta e gestibile da parte dell'interessato senza interventi che siano atti a violarla in maniera esplicita. L'anonimato, cioè ogni persona può comunicare in forma anonima, cioè anche qui un dibattito molto ampio. Il diritto all'oblio, cioè di vedere rimossi i contenuti che ci riguardano e che sono online, per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, nel momento in cui non abbiano più rilevanza. Le garanzie delle persone sulle piattaforme è un'estensione di quello che vi dicevo prima a proposito dell'articolo sull'accesso, cioè della possibilità per l'individuo di essere consapevole dell'utilizzo delle piattaforme, ma anche di poter trasferire dati che sono su una piattaforma su un'altra nel momento in cui si decidesse di cambiarla. Pensiamo soltanto a Facebook. La sicurezza in rete è un diritto di tutti perché la garanzia del funzionamento sicuro di Internet ha una dimensione di interesse pubblico e una dimensione di garanzia per i servizi che viaggiano in Internet. Diritto all'educazione fa parte della rimozione dei divari di cui parlavamo prima in merito all'accesso e alla necessità di aumentare l'uso consapevole di Internet, non solo la capacità tecnica di utilizzo. L'ultimo articolo è quello relativo ai criteri per i governi della rete. Ne abbiamo parlato parecchio ieri all'Internet Governance Forum. Vi invito, per chi fosse interessato, a vedere anche il resoconto video sul sito della Camera. E come deve essere governata Internet? La proposta è nel senso che facciamo in questa dichiarazione, nel senso detto prima, cioè ci deve essere un organismo multi-stakeholder, non solo governativo, non solo delle aziende, ma aperto alla società civile che guidi lo sviluppo futuro della rete. Questa è una proposta, alcuni paesi come il Brasile l'hanno già messa in atto. Ci auguriamo che questa dichiarazione si radichi e venga condivisa e nella fattispecie sia anche accolta dal governo questa proposta di governance di Internet. Grazie mille. Grazie a te Antonella. Oggi stiamo veramente volando altissimo e insomma mi fa veramente molto piacere. Grazie anche per essere stato esattamente nei tempi, per cui abbiamo ancora in realtà 5 minuti per poter rispondere ad alcune domande che ho raccolto per te nel contenitore che dovresti vedere di lato. Ce ne sono un paio di Mauro e una di Francesco. Valuto tu a quale rispondere, abbiamo ancora qualche minuto e poi diamo la parola all'avvocato Faini. Prego. Allora, leggo una prima domanda di Mauro Lovisi. È previsto un sistema di aggiornamento, della dichiarazione? E, se capisco bene, la domanda, questa dichiarazione è, come vi dicevo all'inizio, attualmente in consultazione sino alla fine, al 27 febbraio del 2015, dopodiché saranno raccolte le indicazioni che verranno da chi vorrà farle sulla piattaforma Civici e sarà elaborata una nuova versione del documento che è quella definitiva. Dopodiché questa dichiarazione avrà un iter che non abbiamo ancora chiaro e non ancora definito, ma che speriamo innanzitutto che possa essere accolta dal Parlamento italiano in una maniera più strutturata e più stabile, per esempio attraverso una mozione. Sicuramente sarà portata in Europa con alcuni parlamenti europei, ci sono già delle interlocuzioni e anche degli apprezzamenti per una volta al lavoro che è stato fatto, per cui si capirà anche insieme ai parlamenti europei come far proseguire il cammino a questa dichiarazione e sarà discussa anche a livello internazionale. Ovviamente abbiamo ben presente che dalla scala nazionale, se non si va a quella internazionale, è una dichiarazione monca e anche sul piano internazionale sono già attivi degli scambi con ICANN. ICANN è l'ente che gestisce
a livello internazionale internet e con una serie di paesi. Come riuscirà a tradursi in pratica lo vedremo, ma assolutamente è un percorso che seguiremo tutti. Se non si rispettano i principi, ci sono meccanismi di moral suasion. Allora, come vi dicevo adesso, questa è semplicemente una dichiarazione che speriamo di riuscire a radicare anche in una regolamentazione per internet che speriamo che sia adottata dal Parlamento o speriamo che anche il governo voglia indicarla e dare delle misure più cogenti, ma attualmente non ci sono delle misure coercitive perché appunto siamo in una fase ancora preliminare. C'è già qualcuno all'ONU che sta lavorando su questa cosa, Internet Movement Internazionale come dichiarazione qualcosa di così generale per chi risiede in un singolo paese. Allora, sì, ottima domanda e ringrazio. Allora, come vi dicevo prima, le iniziative su questi temi sono numerose, sia a livello internazionale sia a livello europeo e come vedevamo prima c'è. Scusate, è andata via la luce, non so che succede, spero che ci sia continuità elettrica per il PC. Per cui a livello delle Nazioni Unite sì, c'è un lavoro molto importante fatto da un organismo multi-stakeholder che si chiama Dynamic Coalition on Internet Principles and Rights, che è una coalizione dinamica, cioè un gruppo di soggetti eterogenei che è nata a margine degli Internet Governance Forum globali e che l'Italia nel 2006 contribuì a fondare, perché il 2006 è stato l'anno di apertura internazionale del dibattito sulla Internet Governance con lancio da parte delle Nazioni Unite di questi appuntamenti annuali che si chiamano Internet Governance Forum. Partecipammo, all'epoca io lavoravo presso il Ministero, per cui ho seguito da vicino questo percorso. Partecipammo come paese, lanciammo nel 2006 il progetto dell'Internet Bill of Rights, della Carta dei diritti in rete. Poi noi come paese poco dopo ci fermammo perché cadde il governo e il percorso si fermò a livello governativo, ma questo input fu raccolto da una comunità internazionale che ha lavorato egregiamente su questo tema. Ovviamente il contatto è anche con loro. Vorrei soltanto, e poi taccio perché rubo tempo alla prossima relatrice, precisare questo. Internet ha assolutamente una dimensione internazionale, per cui è inutile lavorare soltanto a livello nazionale, ma è tuttavia necessario lavorare a livello nazionale, perché la dimensione internazionale non esclude una necessità a livello nazionale, che invece, soprattutto in Italia, è assolutamente stringente. Grazie. Grazie a te.